Allora ragazzi, abbiamo visto la lezione scorsa, abbiamo completato il discorso sulle funzioni e abbiamo ragionato sui meccanismi di condivisione dei dati tra funzione chiamante e funzione chiamata. Abbiamo introdotto il concetto di funzione inline e abbiamo ragionato più in generale sulle regole di visibilità delle variabili e quindi abbiamo capito che le variabili nel linguaggio C++ hanno una visibilità locale, cioè sono accessibili, modificabili solo all'interno del blocco nel quale sono inserite. Questo può essere la funzione e quindi le variabili, abbiamo visto le variabili parametri di scambio, quindi parametri formali definiti nella funzione, ma anche le variabili locali alla funzione, la cui visibilità è ristretta alla funzione stessa. Abbiamo ragionato da due punti di vista, sia per quanto riguarda il cosiddetto ciclo di vita, sia per quanto riguarda le regole di visibilità. Vi ricordate la differenza? Che cos'è il ciclo di vita di una variabile? Vi ricordate quello che abbiamo detto? Questa è la visibilità. Il ciclo di vita è l'istante di tempo in cui la variabile è allocata in memoria e l'istante di tempo in cui la variabile in memoria non c'è più. Nel caso delle variabili automatiche, cioè quelle allocate automaticamente sullo stack, che sono le variabili sia locali alle funzioni sia le variabili parametri di scambio, questo ciclo di vita è ristretto a tutta la funzione. Cioè queste variabili vengono allocate sullo stack all'atto in cui parte la funzione. Quando la funzione termina con l'istruzione a ritardo, queste vengono rimosse dallo stack e quindi la loro presenza non è più, non esistono più in memoria, non si può più fare riferimento a quelle variabili. Quindi il ciclo di vita di una variabile è l'istante di tempo in cui la variabile viene messa in memoria, l'istante di tempo in cui la variabile viene tolta dalla memoria. Invece la visibilità di una variabile è l'insieme delle istruzioni, quindi quel blocco di codice nel quale si può fare riferimento ad una determinata variabile. Ancora nel caso delle variabili automatiche, questo ciclo di vita è limitato alla funzione stessa. Sia i parametri formali della funzione, sia le variabili locali, quindi definite dentro la funzione, possono essere modificate e accedute solo all'interno della funzione. Nel caso del main, poiché il main vive tutta la vita del programma, le variabili sono comunque allocate sullo stack perché il main è una funzione come tutte le altre, però la loro vita è una vita globale, cioè le variabili automatiche del main vengono allocate sullo stack quando parte il main, vengono deallocate quando termina il main, ma quando termina il main termina tutto il programma e quindi le variabili automatiche del main hanno un ciclo di vita che è un ciclo di vita globale del programma. Ancora abbiamo visto che le variabili automatiche, cioè quelle che sono allocate sullo stack, possono avere una visibilità ancora più ridotta e un ciclo di vita ancora più ridotto, perché le posso definire in un blocco, cioè un blocco è l'insieme delle istruzioni delimitate da parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. In questo caso una variabile definita nel blocco vive la vita del blocco, viene allocata quando parte il blocco, viene deallocata quando termina il blocco e anche la visibilità è una visibilità legata al blocco stesso. Abbiamo fatto alcuni esempi, abbiamo visto che posso allocare una variabile direttamente quando parto con un ciclo for e questa abbiamo usato per esempio le variabili di controllo dei cicli. Abbiamo visto che possono essere definite direttamente nel ciclo. Scrivo for int i uguale 0, i minore di 100, i più più. Allora la variabile i viene allocata sullo stack quando parte il ciclo for, vive tutta la vita del ciclo for, quando il ciclo for termina la variabile viene deallocata. Poi abbiamo introdotto il concetto di variabile globale. La variabile globale è una variabile che invece viene definita al di fuori di ogni funzione
la sua vita è la vita dell'intero programma ed è accessibile da tutte le funzioni definite all'interno del mio programma. Però ci siamo posti un problema. Dato che la volta scorsa vi ho fatto vedere che un programma, un progetto, lo possiamo fare su più file, abbiamo più file sorgente, poi abbiamo l'idea file che ci permette di utilizzare i prototipi delle funzioni e l'idea file va incluso nei vari file dove voglio usare quelle funzioni. Allora la domanda che vi pongo è questa: ma se una funzione io la definisco in un file, per esempio nel file del progetto che abbiamo visto, la definisco nel file main.cpp, la posso usare solo all'interno di quel file o la posso usare anche in altri file? Cioè la visibilità è legata fisicamente al file nel quale ho definito la funzione o la posso usare anche all'esterno? E qui c'è un problema proprio da un punto di vista di programmazione. Se definisco una variabile in un file, mi chiedo, ma in un altro file come faccio a utilizzare questa variabile? La domanda nasce dal fatto che il mio compilatore, come abbiamo visto, compila separatamente ogni singolo file. Dopodiché il linker mette insieme i pezzi e genera l'eseguibile. Allora, se una variabile è definita in un file, la chiamo x, come faccio in un altro file a usare proprio quella variabile x lì? Questo è un po' il problema e prima di andare avanti volevo fare alcune riflessioni su questo aspetto. Allora, la prima riflessione è questa. Forse ci è anche comodo vedere un esempio prendiamo questo progetto dei rettangoli, no? Quel problema che abbiamo visto di andare a valutare la sovrapposizione, calcolare l'area, eccetera. Allora, in questo progetto c'è un file. Non so se riesco. Questa parte PC me la leggo io. In questo progetto c'è un file che si chiama functions.cpp, uno che si chiama main.cpp e un altro che si chiama functions.h. Nel file main.cpp file main.cpp io ho scritto una serie di istruzioni nelle quali realizzavo appunto l'algoritmo dei rettangoli. Allora vi faccio una domanda: se io avessi voluto in questo file per esempio queste variabili definirle globali, quindi piuttosto che essere io a passarle alle funzioni, le volevo definire in questa maniera. Dopodiché volevo evitare di... e quindi una volta definite globali, avrei potuto evitare di passarle alle funzioni.
abbiamo visto che questa non è una buona strategia, perché se è una variabile globale chiunque la può modificare, in caso di errore io non so, devo riguardare l'intero codice, quindi la fase di testing e di verifica del codice si complica. Ma supponiamo che per motivi di efficienza, per evitare passaggio di parametri, volevo fare questa cosa. Allora immaginate che io queste variabili, invece di metterle qui dentro, le definivo qui. Quindi tutte queste variabili me le definivo come variabili globali. A questo punto però c'è le funzioni qui dentro, utilizzano queste variabili. Abbiamo detto che queste funzioni non hanno più bisogno di ricevere il dato perché è un dato globale. Ma la domanda è questa: ma io qui dentro come faccio a capire che le variabili si chiamano XR, XC e qual è il loro indirizzo di memoria? Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'area di memoria associata a un progetto, abbiamo detto che c'è un'area code, e in quest'area code io che cosa ci trovo? Ci trovo il main.o, quindi ho tradotto in linguaggio macchina, no? In questo progetto io ho due file, main.cpp e functions.cpp. Il compilatore, quando faccio il processo di compilazione, compila questi due file e genera due file che si chiamano main.o e functions.o. Il linker mette insieme questi due file, aggiunge i file di libreria e genera il codice per le funzioni functions.o, main.o e per le altre funzioni di libreria. Tutto questo viene messo in un'area che si chiama area code. Quindi qui c'è tutto il codice, il linguaggio macchina del mio programma tradotto dal compilatore. Poi abbiamo un'area che chiamiamo data per le variabili globali. Ragazzi, quest'area viene allocata una volta per tutte e rimane in vita per tutto il programma. Poi abbiamo qui lo step dove vengono allocate le variabili automatiche. Allora, il problema qual è? Quando il compilatore sta compilando il file functions.cpp non ha proprio idea di quello che è successo nel main, perché li sta compilando separatamente. Allora, se io in questo file ho definito queste variabili, come faccio a sapere, uno, che nome hanno, due, dove si trovano in memoria? Perché quando il compilatore ha compilato questa parte qui, ha allocato in memoria in quest'area le variabili globali, ma qui dentro io non so dove stanno, cioè non le ho ancora aggiunte alla mia tabella dei simboli. In pratica il compilatore qui dirà, prendiamo ad esempio la variabile xA, dirà la variabile xA è di tipo intero, è globale, la metto in memoria all'indirizzo 1000. Questo è un indirizzo assoluto, è un indirizzo che sta in testare di memoria qui. Quando si alloca una variabile nel main tipo bool sovrapposti uguale true, questa variabile booleana sovrapposti viene allocata sullo stack. In che posizione? Nella prima posizione libera dello stack. Quindi per la variabile sovrapposti, che è di tipo booleano, qui ci sarà un indirizzo espresso come stack pointer più qualche cosa, per esempio più 10, perché ho allocato altri byte. Quindi mentre qui ho un indirizzo assoluto, qui ho un indirizzo relativo rispetto allo stack pointer. Tutto questo avviene qui dentro. Ma se in quest'altro file voglio utilizzare questa variabile xA che si trova all'indirizzo 1000 in quest'area, come faccio?
Allora, la regola generale è questa. Per poter utilizzare una variabile che si trova in un altro file, all'inizio di questo file devo mettere una dichiarazione. Qui dentro dovrò scrivere la dichiarazione extern. Allora, vedete, dentro questo, nella file functions.cpp ho scritto extern int xa, ya, eccetera, eccetera. Allora, il compilatore, quando compila questo file e trova questa istruzione, secondo voi che cosa può fare? Allora, innanzitutto, se non ci fosse la parolina extern, che farebbe? Secondo voi che potrebbe fare? Andrebbe a ridefinire queste variabili un'altra volta, mettendole in un altro indirizzo, sempre in quest'area data. Allora avremmo un duplicato. Avremmo delle variabili che si chiamano xa, xb, eccetera, eccetera, definite qua dentro in una certa area in questo spazio qui. La funzione function se le ridefinirebbe e le metterebbe in altri indirizzi di memoria sempre qui dentro. Qual è l'effetto? Sono tutte variabili globali. Però quando mi trovo in questo file, se mi riferisco alla variabile xa, è quella che sta all'indirizzo mid. Se sto in quest'altro file e mi riferisco alla variabile xa, è quella che sta per esempio all'indirizzo 2000. Cioè ho fatto un gran macello, perché penso che queste variabili sono le stesse. In realtà, in due file diversi, se uso gli stessi nomi, sto in pratica limitando la visibilità di questa variabile, perché il compilatore che dice? Quando trova una variabile xa, non va a prendere il nome della variabile che sta in quest'altro file, la trova ridefinita qua, se la mette in tabella dei simboli, per lui si trova in un altro indirizzo di memoria. E quindi ho fatto una cosa terribile, perché pensavo di aver usato delle variabili globali, ma in realtà sto utilizzando variabili globali diverse, ma ognuna visibile solo all'interno del suo file. Ragazzi, si dice in questo caso che una variabile definita in un file limita la visibilità di una variabile in un altro file. Quindi se io le chiamo alla stessa maniera, la chiamo xa qui dentro e xa qui, in pratica ho limitato la visibilità di quelle variabili solo a quel file, perché il compilatore, quando trova un nome di variabile, prende la definizione a lui più prossima. Quindi se quella variabile è definita globale qui dentro, lui prende quell'indirizzo e utilizza quel dato. Ragazzi, questo è anche vero nel caso delle variabili automatiche. Se io all'interno di una mia funzione utilizzo un nome per una variabile automatica che è lo stesso nome di una variabile globale, definisco per esempio come globale una variabile x qua, scrivo int x, poi dentro una di queste funzioni, verify input, redirect, eccetera, mi definisco un'altra variabile automatica che chiamo x e la metto sullo stack. Allora in questo momento ho due variabili che si chiamano x, una che sta qua dentro che è globale, una che sta sullo stack che è locale. Dentro la funzione, quando io mi riferisco alla variabile x, secondo voi divido questo o questo? Prendo quella che c'è sullo stack, cioè il compilatore prende sempre la definizione di variabile a lui più vicina. Se ho chiamato x una variabile in una funzione, per lui x è una variabile automatica, anche se ce n'è una globale che si chiama x. Allora fate attenzione, se fate confusioni con i nomi, ridefinendo una variabile automatica con lo stesso nome di una globale, ne limitate la visibilità, perché dentro quella funzione, quando faccio riferimento a x, è la x locale e non la x generale. La stessa cosa vale per i file. Se definisco due variabili globali, una qui dentro e una qui dentro con lo stesso nome,
non ci sono santi, qui dentro uso quella definita qua, qui dentro uso quella definita da un'altra parte. Ma se io voglio usare le stesse variabili da qui e da qui, che faccio? Allora i progettisti si sono inventati l'uso di questa parolina chiave extern. La parola chiave extern che cosa dice al compilatore? Guarda, io voglio usare delle variabili che si chiamano xa, xya, eccetera, eccetera, che sono state definite da qualcun altro in un altro file. Quindi voglio usare delle variabili globali che qualcun altro ha definito. Ma io qui dentro lo so questo indirizzo qual è? Non lo so, perché sono state definite qua. E allora il compilatore come fa a generare il codice? Si trova una variabile xa, però non ne conosce l'indirizzo, perché questo indirizzo qua ce l'ha messo il name. Qui dentro io questo indirizzo non lo so. E allora il compilatore che fa? Il compilatore fa l'unica cosa che può fare, cioè genera il file functions.o, ma in coda a questo file ci mette una lista di variabili che si chiamano riferimenti esterni non risolti. Cioè lui dice, guarda, xa non so dove sta, xb non so dove sta, e così via. Quindi quando genera functions.o ci aggiunge un elenco che si chiama l'elenco dei riferimenti esterni non risolti e si segna tutte le istruzioni in linguaggio macchina che fanno riferimento a queste variabili. Perché se le segna? Perché queste istruzioni non sono ancora complete, perché ci mancano gli indirizzi di queste variabili da mettere nel campo operando. Quando il compilatore compila il file main.cpp e trova quell'istruzione lì, secondo voi che fa? Genera main.o e genera, ci aggiunge un'altra lista di variabili che sono le variabili globali visibili all'esterno. Stavolta lui queste variabili le ha messe in memoria e quindi sa che xa è all'indirizzo 1000, xb per esempio all'indirizzo 2000 e così via, e quindi mette per ognuna di queste variabili l'indirizzo di memoria dove lui ha allocato queste variabili nell'area data. Mi seguite? Allora, abbiamo che in main.o c'è un elenco di nomi di variabili con i relativi indirizzi di memoria. Nel file functions.o c'è un elenco di nomi di variabili per i quali io l'indirizzo non lo so. Il compilatore si ferma qui. Ora entra in gioco il linker. Il linker comincia a mettere insieme i pezzi e dice main.o ha queste variabili esterne visibili, functions.o ha queste variabili non risolte. Allora comincia a prendere la prima, xa, la trovo da qualche parte xa e comincio a vedere in tutti i file che ho generato se per caso c'è una variabile che si chiama xa che è stata allocata in memoria. Qui la trova da definire, allora va a guardare negli altri file con estensione .o se per caso questa variabile è nell'elenco delle variabili esterne. La trova, dice ok, l'indirizzo è 1000. Allora ritorna qua dentro, la variabile xa vale 1000, in tutte le istruzioni nelle quali si fa riferimento a queste variabili mette l'indirizzo 1000 e così lo fa per tutte le altre. Quando ha fatto questo ha reso definitive quelle variabili e quindi ha generato l'eseguibile. Questo è il modo nel quale una variabile non definita qui dentro può essere utilizzata, però devo dire al compilatore guarda, quella è una variabile esterna, cioè qua gli devo dire queste variabili non le ho definite io ma le ha definite qualcun altro per me. Allora qual è la regola generale? Supponete che io ho organizzato il mio progetto
utilizzando più file. Quindi ho per esempio main.cpp, poi chiamo f1.cpp, poi ho f2.cpp e così via. Ho tutti i file diversi. Allora, quando il compilatore compila mi fa main.o, qui mi fa f1.o, qui mi fa f2.o e così via. Allora, supponete che nel file fn.cpp, tradotto come fn.o dal compilatore, io ho trovato l'istruzione extern int x. Allora il mio compilatore, il linker, dice: guarda, in questo file c'è la variabile x che è un riferimento esterno non risolto. Allora il compilatore che fa? Va a guardare tutti questi file e uno per uno comincia a dire: per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? No. Per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? No. Per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? Sì. Allora mi piglio questo. Quindi la regola è: il linker esplora i file nell'ordine in cui compaiono e uno per uno va a guardare se quel nome esterno fa parte delle variabili globali definite in quel file. Il primo che trova, quello prende. Allora ragazzi, secondo voi che succede se io definisco una variabile globale x qui e ne definisco un'altra qui? Ho definito qui dentro int x come globale e qua int x come globale. Succede che il linker comincia a guardare i file in quest'ordine. Il primo che trova riprende quella variabile. E quindi in questo caso questa variabile esterna verrebbe associata a questa variabile x qua. Ragazzi, e se per caso nessuna di queste variabili è definita qui dentro, il compilatore, il linker che fa? Errore. Prima di dare errore va a guardare qui dentro. Dato che io sto usando la libreria IOStream e la libreria CST di lib, vado a guardare in tutti i file di libreria. In questi file c'è scritto codice CPP esattamente come questo. Vado a guardare se per caso quella variabile non è stata definita nei file di libreria che io voglio usare. Se è definita lì, me la piglio. Se non la trovo neanche lì, finalmente avete un messaggio dal linker che vi dice external reference not solved, cioè riferimento esterno non risolto. Questa variabile mi hai detto che è esterna, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Allora, questo meccanismo ha alcune controindicazioni che dovete sapere. Uno, non usate mai nomi di variabili che sono stati utilizzati nei file di libreria. Per esempio, nei file di libreria sono definite alcune cose, la costante simbolica null, alcuni nomi di variabili sono definiti nei file di libreria. Se disgraziatamente usate proprio quel nome lì come nome di variabile esterna in uno di questi file, voi pensate di usare quella variabile come una variabile di libreria. In realtà il linker poi il primo che trova utilizza e quindi vi assegna quella variabile globale ad un'altra area di memoria che non corrisponde più alla funzione di libreria, ma la funzione di libreria è stata scritta per usare quella variabile messa nella sua area di memoria. Quindi si disallineano le aree di memoria e il comportamento del codice è impredicibile. Quindi, uno, fate attenzione nell'usare i nomi delle variabili. Due, non utilizzate in file diversi gli stessi nomi, perché se ridefinite una variabile globale con lo stesso nome in un altro file, il primo che lui trova utilizza. Come fate a capire qual è il primo che lui trova? Lo capite perché i file qua si trovano in un certo ordine.
Ragazzi, il compilatore, quando vede questo project, genera questo codice, chiama il comando cc, che è il comando ogcc, che è il comando del compilatore, e dice usa il compilatore gcc. Dopo questo nome gli passo l'elenco dei file che voglio compilare, quindi scrivo gcc main.cpp spazio f1.cpp spazio f2.cpp eccetera eccetera. Poi ci scrivo meno o, cioè gli do l'opzione, il nome del file eseguibile, e qua ci scrivo pippo, e lui mi genera un file che si chiama pippo.exe, mettendo insieme i pezzi di main.cpp, f1.cpp, eccetera eccetera. Allora i file compaiono nell'ordine che sta qui nella riga di comando. Voi questa non la vedete perché voi non lavorate a linea di comando, ma voi potreste utilizzare il compilatore senza l'ambiente NetBeans, li mettete in una shell di sistema Windows e a linea di comando scrivete gcc functions main.cpp functions.cpp meno o rettangoli.exe. Questa linea di comando genera, fa tutta la compilazione e genera un programma che si chiama rettangoli.exe, che è il codice eseguibile. Piuttosto che farlo voi a linea di comando, il project fa tutto questo per voi, ma fa molto di più, perché verifica quando compilate, verifica anche le date dei file. Se l'unico file modificato è rettangoli, il main non viene ricompilato. Una volta che io compilo questo, genero main.o, poi faccio una modifica qua, genero f2.o, però mi accorgo che la data di questa modifica, cioè questo file, ha una data successiva a questo. Allora capisco che, scusate, questa ha una data precedente a questo qui, allora capisco che questo va ricompilato e che questo è stato modificato. Ma in questo caso qui, se il main.o ha una data successiva a quella del main.cpp, vuol dire che questo non è stato modificato. Allora questo non lo ricompilo, ricompilo solo questo. Scrivendo il programma, se io modifico questo, questo file ha una data successiva al punto O che è stato compilato al passo precedente. Allora io non ricompilo tutto, ricompilo solo i file modificati. Ragazzi, questo è quello che fate quando cliccate su questo pulsantino qua e fate build. C'è anche l'opzione rebuild all, indipendentemente dalle date ricompila tutto. Allora l'ambiente di sviluppo vi permette di fare in maniera automatica tutta una serie di cose che quando ho cominciato a programmare io facevamo in questa maniera a linea di comando. L'editor era un editor che si chiamava guai, molto articolato, non c'era un editor come questo, tutto a linea di comando, tutto quello che facevamo era su una shell di comando Windows, una cosa così. Vedete, da qui dentro io posso lanciare il comando gcc e in questo caso mi dà un errore perché il comando gcc vuole i nomi dei file che deve compilare, ma io posso fare tutto da linea di comando. Posso lanciare il linker, posso lanciare il debugger che si chiama gdb, cioè tutto quello che faccio nell'ambiente di sviluppo NetBeans lo posso fare direttamente in una shell di sistema lavorando a linea di comando. Ma fortunatamente oggi ci sono questi strumenti che sono molto più utili e noi lavoriamo direttamente qui dentro. Però non dobbiamo dimenticare quello che c'è dietro. Dietro c'è questo, il modo, l'elenco dei file che stanno scritti qua è esattamente l'elenco in cui i file compariranno nel comando gcc. Se uno viene prima, quel file verrà esaminato prima dal linker, con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi abbiamo capito una cosa fondamentale, che io posso definire un progetto su più file
posso definire delle variabili globali su più file, devo stare attento ad utilizzare per le variabili globali nomi diversi in file diversi, perché altrimenti succedono queste ambiguità che vi sto dicendo. Quindi, tornando al problema di partenza, il comando extern è quello che ci permette di condividere delle variabili tra più file. Ma a me potrebbe far comodo definire una variabile globale qui dentro, ma volerla utilizzare solo qui. Cioè la voglio utilizzare solo per tutte le funzioni che si trovano scritte dentro questo file. La posso fare questa cosa? Questa cosa ci può tornare utile in alcune applicazioni. Cioè, io non voglio che una variabile sia visibile al di fuori di questo file. Proprio per evitare quelle ambiguità che dicevamo prima, posso anche desiderare che una variabile sia globale al mio file. Allora i progettisti si sono inventati questo ulteriore qualificatore che si chiama static. Il qualificatore static, vedete, dice al compilatore: guarda, quando generi il file main.o, la variabile x, se io scrivessi qui dentro l'istruzione, questa è globale perché è dichiarata al di fuori di ogni funzione, ma c'ha questa parolina chiave static davanti. Allora il compilatore che fa quando genera main.o? Se io scrivo static int x e poi scrivo int y, sono tutte e due globali, questa è statica e questa no. Allora il compilatore che fa? Quando genera main.o, in quel famoso elenco di variabili, nomi di variabili visibili all'esterno, ci mette la variabile y, per esempio in memoria all'indirizzo 2000, ma la variabile x non ce la mette. Allora, se io in quest'altro file scrivessi extern int x, il compilatore dice va bene, puoi usare la variabile x che qualcun altro ha definito, allora metto x nell'elenco dei riferimenti esterni non risolti. Quando il controllo passa al linker che deve mettere insieme i pezzi, dice tu stai cercando la variabile x, la vado a cercare nei vari file, vado qui dentro, la trovo in questo elenco? No. Vado qui dentro, la trovo nell'elenco? No. La variabile non c'è, ti do un errore. Vedete, in questa maniera, avendo messo static, la variabile x non è stata messa nell'elenco dei riferimenti esterni per il file main.o e quindi il linker non ce la trova. Se invece non ci avessi messo questo, il compilatore avrebbe aggiunto anche la variabile x all'indirizzo 1000, il linker trovava x qua, l'andava a cercare nelle tabelle di questi file, la trovava, rendeva la... associava alla variabile x quell'indirizzo di memoria in quest'area di dati globali. Allora ragazzi, è tutto a carico del programmatore. Se io voglio usare una variabile globale e voglio che la vedano tutti, la dichiaro così. Se voglio usare una variabile globale ma la voglio vedere solo in questo file, uso il qualificatore static. In tutti i file nei quali voglio usare delle variabili globali definite altrove, devo usare la parola chiave extern, che dice al compilatore: guarda, non è un errore, ma quella variabile in questo momento non so dov'è, valla a cercare nei file che fanno parte di questo progetto. Se il linker la trova, allora risolve questo riferimento esterno, se non la trova, mi dà errore. Ok?
Allora, abbiamo capito che le variabili possono essere locali, cioè definite sullo stemma, globali, cioè definite in quest'area, ma possono essere statiche globali, limitandone la visibilità al solo file che, nel quale è stata definita quella variabile. Ragazzi, tutto questo vi è chiaro? Allora, aggiungiamoci l'ultimo pezzettino. Allora, dentro questa mia funzione, che è di tipo per esempio void, mi definisco una variabile dentro questa funzione. Essendo una variabile definita dentro questa funzione, questa variabile com'è? È una variabile automatica, cioè è una variabile definita dentro la mia funzione. Però ci ho messo questa parolina chiave static davanti. Allora, static l'abbiamo legata a una variabile globale e abbiamo visto una variabile globale statica viene definita in quest'area qui, ma la sua visibilità non è globale a tutto il progetto, ma solo al file nel quale si trova. Ora ho usato il qualificatore static associato ad una variabile automatica. Qual è l'effetto? Allora, gli effetti possono essere due, o sulla visibilità o sul ciclo di vita. Sulla visibilità c'è poco da fare, questa è la variabile definita dentro la funzione, vale la regola generale che questa variabile è visibile solo dentro la funzione. Allora, abbiamo capito che static non può cambiare la visibilità della variabile. Static però ne cambia il ciclo di vita. Questa variabile non verrà allocata sullo stack, verrà comunque allocata nell'area dei dati globali. Allora abbiamo questa strana cosa di avere una variabile che si trova nell'area dei dati globali, quindi che vive tutta la vita del programma, ma che è definita dentro una funzione e quindi è accessibile solo qui dentro. Quando la funzione termina, questa variabile rimane in memoria, ma nessuno la può modificare, se non una nuova chiamata di questa stessa funzione qui. Questa è una cosa che sembrerebbe molto strana, cioè queste variabili statiche automatiche hanno una visibilità locale, quindi legata alla funzione, ma un ciclo di vita globale, cioè resta in memoria per tutta la vita del programma. Ragazzi, vi viene una qualche idea di che cosa potrebbe servire una variabile così? Supponete che io abbia una funzione, per esempio in un sistema di controllo di una linea di produzione, che si attiva ogni volta che c'è un'anomalia. Allora, io vorrei capire, ovviamente c'è una funzione che richiamo che gestisce quell'anomalia. A me interesserebbe capire, me che sono un ingegnere della produzione, capire, ma questa linea di produzione, ma quante volte va in anomalia? Allora vorrei poter contare il numero di volte in cui questa funzione viene chiamata. Allora, o faccio proprio una variabile globale,
però poi devo essere io, programmatore, che ogni volta che chiamo la funzione che gestisce l'anomalia devo aggiornare un contatore. E se io programmatore mi scordo di farlo o c'è un errore non lo faccio. Ragazzi, quando noi scriviamo un programma, sviluppiamo un algoritmo, dobbiamo metterci nelle condizioni di evitare possibili errori. Allora, se uno scrive un algoritmo per il calcolo delle date e non mette nessun controllo di validità della data, secondo voi questo algoritmo è robusto oppure no? Voi fate affidamento alla bravura di chi mette i dati, ma se chi mette i dati sbaglia e mi scrive il 37 ottobre, il mio programma fa l'ipotesi che i dati sono buoni, se li piglia e tira fuori i fischi per fiasco. Allora, io progettista devo mettere, no? Tu mi metti la data, però io prima di utilizzare quel numero verifico che quello sia un numero corretto. Alla stessa maniera, se io voglio fare questa operazione, fare questo controllo di qualità, mi posso affidare al fatto che ho messo la regola, guarda, chiunque sia il programmatore, prima di chiamare questa funzione aggiornami una variabile globale che mi conta il numero di eventi. E se quello che, se il programmatore che scrive quella parte di codice, ragazzi, quando si fanno queste cose c'è un team di lavoro, ognuno sviluppa una parte del prodotto e poi si mettono i pezzi insieme. Allora, posso mai fare l'ipotesi che tutti abbiano lavorato in maniera perfetta? Devo controllare l'esito. Allora, se io programmatore faccio in modo che la mia funzione, proprio all'atto della sua chiamata, fa questa operazione e non la delego al programmatore, scrivo un programma più robusto. Allora, mi piacerebbe scrivere una funzione che dentro una variabile conta quante volte è stata chiamata. Allora, inventiamocela un attimo insieme. Supponete che io scrivo void gestione errore e gli passo alcuni parametri. Int val, e questo mi dice se il valore è un'anomalia oppure. Quando c'è un valore anomalo, io chiamo questa funzione che mi deve gestire l'anomalia. Allora, mi farebbe piacere che questa funzione in una variabile conta contasse quante volte è stata chiamata. Magari possiamo fare anche meglio. Io scrivo int questa roba qui. Qui dentro ho una variabile conta che inizialmente metto uguale a 0. Quando la funzione viene chiamata, io gestisco l'errore, poi faccio cont più più, quindi incremento, e faccio return cont. Allora, secondo voi questa funzione scritta così, anche se la chiamo 100 volte, quale valore mi restituisce? C'è poco da fare, sempre uno. Perché ogni volta io chiamo questa funzione, alloco la variabile conto sullo stack, ci metto il valore 0, verifico qual è l'errore e quindi mando una stampa video, attivo un allarme, faccio tutto quello che sia e poi restituisco conto. Ma qua ci restituisco sempre 1, quando la funzione termina la variabile non c'è più sullo stack. Quando richiamo questa funzione, questa riparte, scrive conto uguale a 0 e torna. Quindi non ho fatto niente. Però i progettisti mi permettono di scrivere static int conto uguale 0. Che succede? La prima volta che io chiamo questa funzione, la variabile cont viene allocata nell'area dei dati globali e gli viene scritto dentro il valore 0. Poi faccio quello che devo fare, incremento conto e qui viene scritto il valore 1, return cont, restituisco 1. La chiamo un'altra volta. Poiché quando viene chiamata questa funzione la variabile cont è già presente nell'area dei dati globali,
l'istruzione cont uguale a 0 viene ignorata dal compilatore. Faccio quello che devo fare, faccio cont più più, vado qui dentro e scrivo 2. Faccio return cont, restituisco 2. La chiamo un'altra volta, ci scrivo 3, restituisco 3 e così via. Allora, vedete, in questa maniera, utilizzando questo qualificatore stato, io ho definito una variabile locale a questa funzione che però continua a vivere nell'area dei dati globali al di fuori di questa funzione. Questa cosa è molto utile e serve anche a garantirmi che questo contatore può essere modificato dall'esterno. Cioè, io programmatore ho una libreria di programmi tra cui c'è anche questa funzione qua, ma se io voglio condividere dei programmi con lei e le voglio dare dei programmi che ho scritto io, però non voglio che lei li modifica e non voglio neanche darle il codice sorgente, voglio solo che lei li utilizzi, allora io che cosa le devo dare? Non le devo dare il codice sorgente, io le do solo il file con estensione .o che ho compilato io. Lei se lo aggiunge nel suo progetto, come chiama quelle funzioni che stanno scritte in questo file? Le do il file .h dove stanno scritti i prototipi. Tra questi prototipi c'è anche questo prototipo qua. Quindi lei può utilizzare la funzione che ho scritto io, ma non ne conosce il codice, conosce solo il prototipo, cioè sa solo come si chiama. Ragazzi, se io voglio usare le funzioni, mi compro delle librerie per le mie applicazioni, noi utilizziamo nei corsi, per esempio, di analisi di immagini, utilizziamo delle librerie che ci permettono di gestire file di immagini. Queste librerie sono proprietarie, io mica posso vendermi o utilizzare in maniera impropria il codice che sta scritto dentro. Posso usare, per esempio, una libreria che mi permette di fare, che so, una convoluzione o un filtraggio su un'immagine salvata in formato TIFF, un'immagine salvata in formato JPEG. Ma questo codice non l'ho scritto io, ma lo posso usare. Allora, quando io mi compro la libreria, non mi compro i sorgenti, mi compro il file compilato. C'ho lì del file che mi dice come devo chiamare queste librerie, le aggiungo e il gioco è fatto. Aggiungerle significa metto cancelletto include image.lib. Ho lì del file image.h. Dentro questo header file ci sono i prototipi e quindi io so come chiamare quelle funzioni. Il codice scritto in linguaggio macchina si trova nel file.lib, che è il codice macchina, e quindi io non lo posso modificare, lo posso solo usare. Allora, se io vi do una funzione fatta così, domanda, ma questa variabile qua la potete cambiare? Cioè, qualcuno potrebbe barare e dire, ma questo numeretto lo abbasso, così ti faccio risultare che la linea di produzione ha meno anomalie rispetto a quelle che sono vere. Perché se questa variabile fosse accessibile a tutti, se io fossi un programmatore malevolo, potrei dire, ma quella è globale, io mo, invece di scriverci il valore che c'è, ci scrivo 10, ci sta scritto 100, ci scrivo 10 e risulta che la linea ha molte meno anomalie di quelle che sono vere. Ma quando io l'ho scritta così, su questa variabile ci potete mettere le mani? No, perché è blindata qui dentro. Questo codice non ve lo do e non c'è niente da fare, ogni volta che la chiamate questa variabile si incrementa. Allora, le variabili statiche mi permettono di avere una variabile che vive al di fuori, una variabile locale a una funzione che ha una vita anche al di fuori di quella funzione, però può essere toccata solo qui dentro. Se io provo a scrivere cont uguale 0 da qualche altra parte, è una variabile non visibile, questa istruzione non viene
genera un errore da parte del compilatore. Allora le variabili statiche mi permettono di aumentare la sicurezza di un dato perché lo blindano dentro una funzione. Più avanti nel corso vi farò vedere come, utilizzando questo concetto, ci costruiremo uno stack noi. Invece di usare lo stack di sistema, ci costruiremo uno stack e vi farò vedere come possiamo scambiare variabili tra due funzioni senza passare per lo stack di sistema, ma passando per questo stack che ci siamo costruiti noi. Allora faremo a mano tutta la catena. Voglio chiamare una funzione, prima ci metto le variabili in questo stack che mi sono creato io, poi faccio partire la funzione e non gli passo niente. La funzione accede a questo stack, si prende quello che gli serve, elabora i dati. Faremo questa cosa utilizzando una funzione gest stack, gestione stack, e blindando l'area di memoria usata per lo stack come variabile statica dentro questa funzione. Così capirete fino in fondo come funziona questo meccanismo di scambio tra funzione chiamante e funzione chiamata. Allora, con questo abbiamo concluso tutte le regole di visibilità del linguaggio C++. Variabili globali, variabili locali, variabili esterne, variabili statiche globali, che significa che non tocco il ciclo di vita, ma ne limito la visibilità, perché la visibilità di una statica globale è limitata al file nel quale mi trovo. È l'opposto il qualificatore statico applicato alle variabili automatiche, perché non ne cambio il ciclo di vita, che rimane locale alla funzione, ma scusate, non ne cambio la visibilità, che rimane locale alla funzione, ma ne cambio il ciclo di vita, che diventa invece globale. Ok. Queste sono le classi di memorizzazione di conseguenza. Quindi abbiamo variabili esterne. Variabili esterne chi sono? Quelle che vengono semplicemente dichiarate. Allora ragazzi, le variabili esterne sono quelle definite da qualche altra parte. Allora, qual è la differenza tra dichiarare una variabile e definire una variabile? Per farvi capire questo concetto, vi faccio una cosa molto semplice. Ragazzi, quello che sto per scrivere non si fa mai, però il linguaggio lo permette e vi chiarisce questo concetto. Supponete che sto dentro una funzione f e io scrivo varie istruzioni, tra cui per esempio x uguale 0, poi più sotto scrivo int x. Secondo voi il compilatore che fa? Facciamo due casi, non ci metto questo. Il compilatore arriva qua, dice x uguale 0, va a cercare x nella tabella dei simboli, non la trova e dice: errore, x non è una variabile definita, perché se non la trovo nella tabella dei simboli con un indirizzo di memoria non posso scrivere questa istruzione. E questa istruzione significa: vai in memoria all'indirizzo della variabile x e scrivici 0, ma se x non è in tabella dei simboli, non so dove sta in memoria, mi genera un errore. Invece io gli scrivo extern int x. Allora, quando gli scrivo questo, sto dicendo al compilatore: guarda, la variabile x qualcuno da qualche parte l'ha definita, mettila nei riferimenti esterni non risolti. Allora il compilatore dice: va bene, la variabile x non so dove sta, però scrivo comunque l'istruzione. Questa istruzione che sarà? Sarà store, farà prima un load 0, cioè metti 0 nell'accumulatore, e poi farà store x. Ma per fare store x devo sapere l'indirizzo di x. Allora viene generata l'istruzione store punto interrogativo
dove poi questo punto interrogativo sarà risolto dal linker quando ho trovato la variabile. Poi vado avanti e trovo int x. Allora scrivo x e intera, la metto all'indirizzo 1000. Prima di completare la sua compilazione, il compilatore, finita la passata, fa una seconda passata e dice: ma per caso la variabile x è stata definita qui dentro? Trovo x 1000. Ok, allora qua la tolgo dai riferimenti esterni e completo questa istruzione. Ha senso fare questa cosa secondo voi? Sì, funziona, però sto facendo perdere tempo al compilatore. Prima gli dico che è esterna, poi la definisco, ma scusate, ma faccio così, e lui direttamente la trova. Allora, il concetto di variabile esterna è: sto dicendo al compilatore, guarda, il nome di questa variabile x qualcun altro lo definirà più avanti. Quindi quando dico extern int x, io non sto mettendo niente in tabella dei simboli, soprattutto non sto riservando memoria per quella variabile. Questa si chiama una dichiarazione, cioè dico semplicemente al compilatore, guarda, non è che mi sono scordato di definire quella variabile, quella variabile è una variabile che qualcun altro definirà altrove. Quando invece scrivo int x, sto definendo, cioè vado in tabella dei simboli, metto la variabile e riservo spazio di memoria. Definire vuol dire associare ad una variabile il suo indirizzo di memoria. Allora, le variabili esterne sono solo dichiarate, ma non riservo spazio in memoria. Le variabili di tipo registro sono un optional che i progettisti hanno aggiunto al mio linguaggio. Qual è lo scopo? Se una variabile io la uso di continuo, faccio, se una variabile la uso tantissimo, faccio tantissimo trasferimento tra memoria centrale e processore, ma ogni volta che devo andare a prendere una variabile in memoria, metto l'indirizzo sul memory address, vado in memoria, prendo il dato, metto sul memory buffer, dal memory buffer mi torna nei registri del processore. Tutto questo comporta tempo. Abbiamo detto che se la variabile sta in memoria, per fare questa cosa ci vogliono una ventina di colpi di clock, stiamo parlando di qualche nanosecondo. Allora, se invece una variabile la uso molto, mi potrebbe far comodo tenermela direttamente memorizzata nel processore. Tutti i processori moderni hanno un banco di registri generali, cioè di variabili, che si trova proprio dentro al chip del processore. Ragazzi, il tempo di accesso a questi dati è pazzesco, è molto più veloce che andare in memoria a prendere il dato, però questo dipende dal processore. Processori ce l'hanno, processori non ce l'hanno. Soprattutto poiché i registri generali del processore sono pochi, se qualche altra funzione li ha già utilizzati, non ce li ho più. Allora i progettisti non possono obbligare il compilatore a allocare un dato direttamente in un registro del processore. Ma quando una variabile la dichiaro register, sto dicendo al compilatore, guarda, se questo particolare processore ha un registro libero al suo interno, questa variabile mettila lì dentro, perché dato che la usa tanto è meglio che non perde tempo ad andare in memoria. Quindi le variabili register rappresentano più che altro un consiglio che io do al mio compilatore: se questa cosa è possibile farla, la faccio, altrimenti quella variabile è in memoria come tutte le altre. Poi abbiamo visto le variabili statiche e poi abbiamo ragionato sul fatto che le funzioni sono per definizione funzioni esterne. Ragazzi, mi sapete dire esattamente questo che significa? Significa che se io sto qui dentro,
togliamo adesso queste istruzioni che abbiamo capito di che cosa si trattava. Allora, questa funzione, verify input, redirect, eccetera, se io non ci scrivo niente, è una funzione che per definizione è esterna. Che vuol dire? Vuol dire che il mio compilatore, quando compila questo file, che fa? Quando sto compilando questo file che si chiama functions.ctp, genero il file che si chiama functions.o. A questo file allego una tabella. La tabella è fatta così. C'ho una funzione che si chiama verifyInput. Allora io qua scrivo verifyInput e dico questa funzione comincia in memoria all'indirizzo 3000. Poi c'è la funzione redirect. Allora qua ci metto redirect, questa comincia all'indirizzo 5000 e così via. Nel main io chiamo la funzione redirect. Sto compilando il main. E genero il file main.o. Ma mentre sto generando questo file, quando vedo la chiamata alla funzione redirect, io lo so dove sta la funzione redirect. Cioè so dove si trova in memoria. No, perché la funzione non sta scritta qua dentro. Allora in questo file main.o ci metto la tabella dei riferimenti esterni non risolti e dico redirect punto interrogativo, dove sta? Genera il file main.o. Il linker, quando genera l'eseguibile, parte dal main.o e dice tu mi hai chiamato la funzione redirect, andiamo a vedere dove si trova e vado a guardare negli altri file del mio progetto, guardo questo file qua e vado a leggere questa tabella. C'è per caso una funzione definita qui dentro che si chiama redirect? Sì. Dove si trova l'indirizzo 5000? Allora qui dentro ci metto 5000. Ragazzi, quando faccio la chiamata a funzione, qual è l'unica cosa che mi serve? Lei dice giustamente il prototipo. Perché? Perché se non conosco il prototipo non so quanta roba ci metto sullo stack. Ma quando il prototipo io ce l'ho qui dentro, perché ho incluso il file functions.h e in questo file ci sta scritto che redirect è fatta così. Però io non so dove si trova redirect in memoria. E perché mi serve? Perché se non so dove si trova, non posso mettere quell'indirizzo nel program counter per saltare a eseguire la funzione redirect. Quindi il compilatore, quando compila il main, questa informazione non ce l'ha. Allora mette questo nella tabella dei riferimenti esterni non risolti. Quando compila ogni funzione mette i nomi esterni con l'indirizzo in un'altra tabella. Il linker vede quello che manca qui, lo va a cercare in questa tabella e quando lo trova completa le istruzioni. Quindi tutto quello che io devo fare quando chiamo una funzione lo so, perché mi basta sapere come è fatta la funzione. Ma l'unica cosa che non posso fare è l'istruzione di muovere il valore di quell'indirizzo nel program counter. Quell'istruzione non la posso fare perché l'indirizzo dove comincia la funzione non lo conosco. È il linker che lo va a leggere in queste tabelle e completa il programma. Ecco perché se vi scordate di mettere l'include, se vi scordate di mettere il nome della funzione, non è il compilatore che vi dà errore. Vi darà un messaggio link error, il nome della funzione non è stata definita, perché il compilatore compila, ma quando il linker va a mettere insieme i pezzi quella funzione non la trova e vi genera un errore. Va bene ragazzi, questo mi sembra più o meno tutto quello che c'è da sapere.
per quanto riguarda, diciamo, le classi di memorizzazione. Ultima cosa, se io una funzione la dichiaro static, supponete che io qui dentro vado in functions.cpp e scrivo static bool verify input. Che succede? Che la funzione verify input non la metto in questa tabella esterna, che quando la cerco non la trovo e si genera un errore. In altre parole, una funzione dichiarata statica è visibile solo nel file nel quale si trova. Quindi anche per le funzioni posso avere la classe generale che è extern, la vedono tutti, ma posso definirmi una funzione in un file che non è visibile all'esterno, che il cui uso è limitato in questo file. Secondo voi qual è lo scopo di questa funzione? Se io sto dando a lui la mia libreria di programmi e non voglio che una certa funzione venga utilizzata perché è una funzione che magari mette le mani su dei dati sensibili che non voglio vengano toccati, io quella funzione la faccio static. Do il mio file functions.o a lui, ma quella funzione da full non è accessibile, non ci può mettere le mani nessuno. Allora io programmatore, quando faccio la mia libreria di funzioni, sono io che decido quello che gli altri possono usare oppure no, sia come variabili, perché se la dichiaro static è visibile solo qua dentro, sia come funzione, perché una funzione dichiarata static non è accessibile all'esterno. Va bene, questo completa il discorso sulle classi di memorizzazione. E detto questo, volevo solo farvi vedere una carrellata delle funzioni che fanno parte del linguaggio C++. Se andate a guardare nei manuali o nell'help in linea del compilatore, o semplicemente mettete su internet libreria standard CPP, vi compaiono tutti i file di libreria. Ora su questo, piuttosto che fare un elenco noioso adesso, le vediamo quando ci servono. In pratica abbiamo funzioni che lavorano sui caratteri, funzioni numeriche del tipo il valore assoluto, seno, coseno, tangente, esponenziale, logaritmo e quant'altro, funzioni varie, una funzione per esempio random che genera un numero casuale in un certo intervallo, vuol dire che abbiamo una certa probabilità uniforme di generare quel valore in un certo range, oppure funzioni come clock che mi restituisce il tempo di CPU in secondi. Voglio sapere la mia applicazione quanti secondi di processore ha preso. Allora chiamo la funzione clock prima che cominci, poi parte la mia funzione, la richiamo quando è finita, per differenza so quanti secondi ha impiegato il mio programma a girare. Ragazzi, fate attenzione, perché la funzione clock mi dà il tempo di CPU, poiché la CPU fa 100 cose mentre stai seguendo anche il mio programma, questa va eseguita con molta attenzione, se no vengono fuori numeri sballati. E qua è il discorso che abbiamo fatto sulla compilazione modulare, quindi il fatto di avere più file sorgenti, ognuno di questi è generato dal compilatore. Poi abbiamo tutti i file oggetto, cioè i file con estensione .o, con tutte le tabelle delle quali abbiamo discusso ora. Il linker mette insieme tutti questi pezzi, inclusi i moduli di libreria, e genera il programma eseguibile. Quindi ragazzi, quando voi fate build, cliccate il bottoncino sull'ambiente NetBeans, quello che si scatena è tutto questo progetto che è sintetizzato qui. Ultima cosa, e poi ci fermiamo qualche minuto, il cosiddetto overloading delle funzioni. Allora, se io
devo avere una funzione che fa per esempio la somma di due numeri e io volessi trattare sia il caso dei numeri reali che il caso dei numeri complessi, come potrei fare? Il numero reale, lo sapete, io scrivo float x e poi mi potete definire una funzione che chiamo float somma di float x float y. Questa funzione fa la somma. Sto dicendo una cosa banale, io ho l'operatore più che direttamente fa questo, ma supponete che mi voglio definire una funzione che mi fa la somma in questa maniera. E se voglio sommare due numeri complessi, mi farebbe molto piacere definirmi il tipo complex e avere una funzione che chiamo sempre somma, che mi restituisce un numero complesso, ma alla quale chiamo, alla quale passo complex x, complex y. Allora, il punto qual è? Supponete che io ho definito il tipo complex che rappresenta un numero complesso. Potrebbe essere una coppia di valori, coefficiente reale, coefficiente parte reale, coefficiente immaginario. E poi scrivo complex A, complex B. Mi piacerebbe usare una stessa funzione che si chiama alla stessa maniera, nel mio programma vorrei scrivere direttamente C, vorrei scrivere direttamente per esempio L uguale a somma H più K, H virgola K. Allora, secondo voi il nostro compilatore quando vede questa roba che fa? Se non avessi la possibilità di usare lo stesso nome, questa me la dovrei chiamare somma 1 e questa somma 2. Dopodiché, qua, se sto usando i numeri reali, scrivo somma 1 HK. Se sto usando i numeri complessi, scrivo somma 2. Cioè devo usare due nomi di funzioni diverse. Ma perché l'operazione che devo fare la stessa, mi piacerebbe chiamarlo somma. E mi piacerebbe utilizzare lo stesso nome per tutte e due. Allora, il compilatore si può trovare davanti a questa strana cosa che ha una funzione che ha lo stesso nome, però di fatto sono due funzioni diverse, perché qui scriverò semplicemente float z e qua scrivo z uguale a più b retard z. Qui devo fare due variabili ancora di tipo float, faccio la somma sulla parte intera, la parte reale, faccio la somma sulla parte immaginario, faccio il retardo di complex. Quindi ho due funzioni che stanno in memoria in due parti diverse, che fanno operazioni diverse, ma che hanno lo stesso nome. Il compilatore si trova questa roba davanti. Allora, nella tabella dei riferimenti esterni, c'ha la funzione somma alla quale corrisponde un certo indirizzo, un'altra funzione somma alla quale corrisponde un altro indirizzo. Il nostro compilatore come fa a capire che succede? Avendo a disposizione il prototipo, va a guardare come sono state dichiarate queste variabili. Se sono complex, non se ne frega nulla e chiama questa funzione qua. Se sono float, chiama questa funzione qui. Quindi o fare l'overloading delle funzioni ci permette di usare lo stesso nome per più funzioni, le quali sono funzioni diverse che fanno cose diverse, però concettualmente fanno la stessa operazione applicata a tipi di dati diversi.
l'overloading mi consente di usare lo stesso nome per specificare funzioni che corrisponde a funzioni diverse. Ma come faccio a capire? Lo capisco perché una funzione è caratterizzata da un nome, dal tipo restituito e dalla lista dei parametri. Allora io posso avere funzioni che hanno lo stesso nome purché siano diverse o per il valore restituito o per il numero e il tipo di parametri. Questo si chiama overloading o sovraccaricamento in italiano ed è un'operazione importante perché mi permette di esprimere in termini generali qual è l'operazione concettuale che devo fare. Poi, se ho dati di tipo diverso, la farò su dati di tipo diverso. Immaginate che faccio una funzione prodotto. Se la faccio su dei numeri interi, ho un prodotto tra interi. Se la faccio su vettori, ho un prodotto scalare. Ma la posso continuare a chiamare prodotto, ma quello che cambia è come si realizza, perché sta cambiando il tipo di dato sul quale la funzione lavora. Questa è una cosa molto importante, usatissima nel linguaggio C++, quindi ci dovete far conto. Tenete ben presente che potete avere funzioni con lo stesso nome, ma se andate a guardare il prototipo, queste funzioni si distinguono per il numero e il tipo dei parametri scambiati o per il valore restituito. Va bene ragazzi, poi ci prendiamo qualche minuto.